Ciao ragazzi, tutorial al completo, definitivo, da livello 0 a livello ninja per pubblicare la tua musica online in formato digitale, gratuitamente, su tutti i principali portali di streaming e download, quindi YouTube, Amazon, Google Play, Apple Music, Spotify, Deezer, eccetera, eccetera, tramite il portale, il sito RootNote. Per chi non mi conosce, sono Pier Gonella, ho gestito per oltre 15 anni uno studio di registrazione, oggi gestisco la mia struttura Music Art, poi trovate dei link in descrizione su tutte le mie attività musicali del momento. Faccio questi piccoli video per dare delle risposte a tante domande, argomenti che mi venivano sottoposti durante le registrazioni o durante i corsi di musica. Per chi mi conosce, ciao, spero tutto bene. Il video sarà suddiviso in capitoli, nel senso che in descrizione trovi il link per saltare da un punto all'altro, e più o meno sarà così strutturato. Vedremo l'iscrizione al sito, pubblicheremo assieme una release, un album, seguendo tutti i punti passo dopo passo, in modo che poi tu, se sei poco esperto, se non hai mai fatto questo lavoro, puoi tranquillamente farlo da solo seguendo questo tutorial. In fondo poi al video lascerò alcuni commenti per chi ha piacere di ascoltarli sul perché pubblicare la musica, quanto si guadagna e altre questioni che mi venivano, insomma, sottoposte in sede di registrazione. Ok, per prima cosa ci iscriviamo al sito. Potete cliccare sul link in descrizione che contiene il mio referral, oppure semplicemente digitare rootnote.com. A questo proposito, primo disclaimer: non si tratta di un video sponsorizzato, io non ho alcun interesse a farvi utilizzare questo portale, anzi non me ne frega proprio niente che utilizziate questo portale, non è l'unico sito che vi consente di fare questo lavoro, di pubblicare gratuitamente musica. Semplicemente io lo utilizzo ormai da più di 2 anni, poi con tutti i miei, le mie cosine, le mie basi musicali, ho pubblicato più di 5.000 brani, allora le funzioni principali le conosco abbastanza bene da fare un tutorial che sia veramente completo, in modo che chi non ha mai fatto questo lavoro possa farlo senza problemi. Quindi potete usare benissimo altri portali, l'importante è che le cose si facciano. No, perché mi hanno detto che ce ne sono altri che sono migliori, mio cugino mi ha detto che ce ne sono degli altri. Ecco, ci siamo capiti, utilizzate il portale che volete, ma poi le cose facciamole. Ok, cominciamo. Allora, hai cliccato sul link oppure ti sei collegato al portale e quindi sign per iscriverci. Puoi entrare con Google, Facebook, eccetera eccetera. Io ti consiglio di entrare mettendo tutti i dati, per esempio mettiamo nome, username, che ne so, Pier Gonella 2, email, ci metti chiaramente un indirizzo email attivo perché poi devi convalidare l'account, password, rootnote test, di nuovo password, rootnote test, non sei un robot, strisce pedonali, vediamo un po'. Ok, a questo punto ti viene chiesta una domanda di sicurezza, vediamo il tuo artista favorito, la tua band preferita. Io di solito metto queste, poi magari ci metti il tuo nome o il tuo nome d'arte, che ne so, io ci metto Pier Gonella. Ricordati che devi fare attenzione anche esattamente alle maiuscole, alle minuscole, eccetera. Questo può servirti se smarisci i dati di accesso, eccetera. Poi PayPal e mail, magari ne parliamo dopo riguardo ai pagamenti. Comunque, in linea di massima, il pagamento di eventuali, chiamiamoli diritti, o comunque di quello che tu guadagni dalla vendita o dagli ascolti dei tuoi brani, ti arriva sul conto PayPal. Poi c'è possibilità anche di fare richiesta di riceverlo tramite bonifico bancario. Quindi, comunque, se hai un indirizzo PayPal e mail, puoi già inserirlo qua. Come ci hai conosciuti? YouTube. Continuiamo. Ok, poi dettagli personali. Qui sei libero di metterli subito, oppure ti viene scritto qua
puoi farlo successivamente, puoi anche non farlo, insomma comunque sono i tuoi dati, nome, cognome, indirizzo eccetera, che rimangono nel tuo account, quindi comunque non vengono pubblicati in nessun portale. Andiamo avanti. Altri dettagli personali, ecco, questo è più legato direttamente al tuo nome d'arte, diciamo così. Quindi io potrei scriverci Pier Gonella, indirizzo, label management, se avete già un'etichetta discografica, i tuoi social, mettete tutti i tuoi indirizzi e andiamo avanti. Potete farlo anche dopo questa cosa. Ok, stiamo creando il tuo nuovo account e quindi account verification. Quindi adesso devi andare nel tuo indirizzo email e riceverai un email da Rootnote con un link. Clicchi e così convalidi il tuo account. Ricordati che potrebbe darsi che questa email vada nel cestino, nell'indirizzo di spam o nell'indirizzo social. Quindi guarda bene un po' in tutte le cartelle. Clicchi sul link e il tuo account è attivo. Ok, una volta effettuata la registrazione possiamo tornare nel portale e fare il login. Quindi a me prende già i dati di default, username, password, non siete dei robot. Ok, niente questionario ed entriamo nel portale. Pronto? Ok, siamo dentro. Allora, breve panoramica. I dati principali che troverete sono qua, cioè al momento voi troverete tutta questa sezione vuota perché siete appena iscritti, se siete appena iscritti. Comunque, da quando sei membro, quindi da quando ti sei iscritto al portale, le tracce che hai depositato fino a quel momento, tracce in catalogo, quanto hai guadagnato, quanto ha fruttato la tua musica da quando ti sei iscritto o iscritta. Outstanding significa i proventi o eventuali soldi che ti deve ancora il portale, perché vieni pagato come un po' tutti i portali nel momento in cui superi o raggiungi la soglia di $50. Prima che raggiungi questi $50 ti vengono depositati qua e poi ti vengono saldati. Referral earnings sarebbero una piccola quota che ti dà il portale nel momento in cui porti altri utenti, come eventualmente sto facendo io con te, ad iscriversi a questo portale. Poi qui troverai questa statistica sull'andamento della tua musica e qui sotto ancora trovi gli album che hanno funzionato di più tra tutti quelli che hai pubblicato. Quindi va da sé che se ne hai pubblicato uno solo troverai solo questo, e le tracce anche all'interno dello stesso del singolo album che hanno funzionato di più. C'è scritto tutto, ci sarà scritto se la tua musica l'ha ascoltata uno, se l'hanno ascoltata in due, se l'hanno ascoltata in 1000. Questa è una cosa molto interessante e non è più sta registrando il disco, poi dopo esce, poi dopo sta registrando il 46esimo album o cose di questo genere. Qui c'è scritta la realtà. Vediamo dopo nel dettaglio, perché adesso voglio farti vedere come si pubblica un album, i report. Quindi ogni mese il portale ti dirà esattamente tutti gli ascolti che hai ricevuto o i download della tua musica, da dove sono arrivati e quanto ogni singolo ascolto ti ha fruttato. Allora, pubblichiamo, ce l'abbiamo fatta, pubblichiamo. Allora, distribuzione, create new release, cioè pubblica una, crea una nuova pubblicazione. Clicchiamo. Allora, UPC EAN, come è scritto qua, se tu non ce l'hai o comunque non sai che cos'è, lo lasci bianco. Release title, quindi è il titolo della tua pubblicazione, quindi non è il nome d'arte, il nome dell'artista. Quindi se io sono Pier Gonella e voglio pubblicare, facciamo un esempio con la release di oggi, un album che si chiama Melodic Music, qua ci scrivo Melodic Music. Create release. Adesso che cosa ci serve? Due cose, due elementi, i brani e la copertina. Sì, anche la copertina. E poi per la pubblicazione dobbiamo seguire questi quattro step.
dettagli del disco, caricamento della musica, delle tracce audio, artwork, che sarebbe la copertina, e manage stores, cioè scelta dei portali attraverso i quali vogliamo pubblicare e quindi far ascoltare o far scaricare la nostra musica. Allora, punto primo, dettagli dell'album. Lingua, quindi se i testi sono in italiano ci metti italiano e così via. Artista, quindi nel mio caso è Pier Gonella, ma può essere il nome della tua band, per esempio. Ok, lui ti richiama già avendo già un account Spotify, lui ti chiede conferma che sia quello. Poi genere primario, queste sono delle indicazioni di massima. Altri portali sono molto più severi, precisi su questa cosa. Io indicativamente ci metto rock e via. Poi composition copyright, in pratica chi ha scritto i brani. Io in questo caso ci scrivo sempre Gonella Music Art Rappallo. Sound recording sarebbe insomma la produzione del disco, quindi ci metto sempre il mio nome o il nome che voglio. La cosa più importante è questa, perché potete anche pubblicare delle cover attraverso questo portale. Poi vi farò vedere come, se riesco già in questo video, se no in un altro video, e quindi sarà importante quello che scrivete qua. Poi record label, sarebbe l'etichetta discografica. Se ne avete già una potete scriverci il nome, altrimenti potete scriverci quello che volete, oppure mettete semplicemente il vostro nome e via. Poi qua ci sono le date. Le date che cosa vuol dire? La data in cui hai prodotto questo album. In questo caso io l'ho prodotto ultimamente, quindi ci scriverò la prima data possibile, 12 aprile. Poi andiamo, è inutile che ci vado con le dita. Inizio delle vendite, sale start. Inizio delle vendite, la prima possibilità che ci viene data è il 26 aprile, quindi notate che oggi in cui sto registrando è il 12 aprile e la prima possibilità di vendita che ottengo il 26 aprile, quindi potete già farvi un'idea di quanto tempo ci vuole perché il vostro disco, la vostra pubblicazione sia approvata e sia online. In questo caso, se la pubblicate il 12, la trovate il 26, che poi non è ancora il 26. Ci vogliono secondo me ulteriori 10 giorni buoni perché sia effettivamente su tutti i portali. Pre-order significa che molti portali, come per esempio Apple Music, danno la possibilità di acquistare un album prima che sia uscito. Per esempio in questo caso mi dà la possibilità a partire da oggi, ma ovviamente oggi non ci sono ancora i brani online, facciamo così, mettiamo non so 19, significa che l'album esce il 26, ma dal 19 in alcuni portali è già possibile preordinarlo. Vi dicevo, queste sono date indicative, dovete metterle tutte e tre per forza. Contenuto esplicito, quindi se ci sono in particolare testi con un certo tipo di linguaggio violento eccetera, altrimenti mettiamo non esplicito. Ok, mi sembra che vi ho detto tutto. Ok, allora mi stavo dimenticando, album version potete lasciarlo in bianco, cioè è utile, vi viene spiegato qua, quando volete distinguere delle differenti versioni dello stesso disco. Quindi per esempio pubblicate oggi un album e fra 6 mesi pubblicate lo stesso album dal vivo, oppure appunto in live, in un remix o quello che è. Per adesso potete lasciarlo in bianco. Poi add artist, nel momento in cui ci tenete a specificare che un altro musicista, un altro artista, quindi ha collaborato per il vostro album, supponiamo che, ecco, ad esempio un artista ospite che ha suonato, non lo so, una solo o vi ha cantato una parte, potete mettere il suo nome. È tutto, salva e continua. Step 1 completato, come da spunta. Step 2, add audio, quindi andiamo a caricare i file audio, ovvero i brani del nostro album, del nostro singolo. Allora, nel piano, clicchiamo, nel piano gratuito, fino a un po' di tempo fa erano consentiti solo file in formato MP3 a 320 kbps. Ultimamente sono consentiti nel piano gratuito anche i file in formato FLAC.
Ora, in questo video, in questa sede, non stiamo a sindacare, a discutere, suona meglio l'MP3, il FLAC, il WAVE. Ai fini di questo discorso, dategli retta a Pierre, va benissimo l'MP3 a 320, o almeno io utilizzo questo formato. Choose file, quindi andiamo a cercare la cartella dove ci sono i nostri file audio e carichiamo la prima traccia. Mettiamo il nome e via via carichiamo tutte le altre. Clicchiamo qui su Add Track finché ce n'è bisogno. La velocità di caricamento chiaramente dipende dalla velocità della tua connessione. Io qui ho una connessione abbastanza veloce, una DSL magari classico, un po' diciamo vecchio stile, potrebbe essere un pochettino più lenta, o a volte si ferma per esempio a 80%, cose di questo genere. Ecco, sono normali, ci vuole solo un po' di pazienza. Ok, nel mio caso si trattava di 10 tracce. Quando abbiamo raggiunto il 100% di tutti i file, clicchiamo su salva e continua. Volevo ancora farti vedere che possiamo caricare 15 file per sessione, 15 file per volta. Cosa vuol dire? Non che il nostro album non può avere più di 15 tracce, può benissimo averne di più, semplicemente ne carichiamo 15, poi chiudiamo la sessione e poi riclicchiamo su Add More Tracks. Ora ti faccio vedere, mi spiego meglio. Salva e continua. Pronto? In questa schermata possiamo ancora rivedere e controllare di avere caricato e scritto tutto giusto, e possiamo ancora aggiungere dei dettagli riguardo ai nostri brani. Allora, premessa, se questo è semplicemente il tuo disco, il disco della tua band, va bene così, quindi vai, scorri fino in fondo e clicchi salva e continua. Altrimenti puoi aggiungere ulteriori dettagli, per esempio title version, se si trattasse di una versione live, una versione remix, un radio edit o cose di questo genere, viene specificato qua. Oppure potresti aggiungere degli altri artisti. Se avessi realizzato questo album o questo brano insieme ad un altro artista e vuoi specificarlo, allora aggiungi un artista, ci metti il suo nome. E quindi questo disco, questo album, comparirà nelle varie pagine, Spotify, Apple Music, eccetera, di entrambi gli artisti. Oppure potresti semplicemente voler menzionare un guest, un ospite, vedi, un produttore, DJ e cose di questo genere. Allora scegli e inserisci il nome. Basta, poi contenuto esplicito abbiamo già specificato, risulta di default quello che abbiamo selezionato nello step 1, e stessa cosa per la lingua. Quindi ci fossero dei brani in inglese o un brano in italiano, per fare un esempio, allora viene specificato qua. Ok, andiamo avanti e dietro tutti quanti. Allora, qui il discorso che ti dicevo prima delle 15 tracce per volta. A questo punto noi abbiamo finito di caricare le tracce audio, o io ho finito in questo caso, e clicco su I'm finished. Se tu invece vuoi caricare, aggiungere altre tracce, allora clicchi qua e aggiungi di nuovo altre tracce, ripetendo la procedura che abbiamo appena fatto. Ho finito e quindi andiamo avanti. Ok, step 2 completato. Terzo step, Add Artwork, cioè carichiamo la copertina. Che cos'è la copertina? Allora clicchiamo. La copertina è un'immagine, o meglio è un file quadrato tecnicamente, quindi è un'immagine quadrata di queste dimensioni, 3000x3000 pixel. Se non ha queste dimensioni non viene accettata. Non ci occupiamo in questo video di come si realizza o qual è la copertina più appropriata, più interessante. Ecco, queste sono tutte cose che ti gestisci tu. A noi interessa questo aspetto tecnico e alcune, eccole qua, alcune indicazioni. Allora, qui quello che ti dicevo, 3000x3000, qualità professionale, non deve pesare più di 25 mega e colore RGB. Cosa non deve esserci nella copertina? Dei siti, degli indirizzi web, quindi non puoi mettere l'indirizzo del tuo sito, informazioni di contatto, quindi un indirizzo email,
immagini pornografiche, informazioni sul prezzo, immagini di cui non hai il copyright, la scannerizzazione di un CD, cioè qui dice deve essere un'opera pronta per essere venduta, professionale, quindi non deve essere uno scan brutale, così come un'immagine, diciamo, scadente dal punto di vista tecnico. Andiamo a cliccare, quindi a caricare la nostra copertina, carichiamo e se non ci sono problemi andiamo avanti, salva e continua. Ok, e anche lo step 3 è completato. Quarto step, Manage Stores, quindi andiamo a scegliere i portali, i siti, i negozi online in cui vogliamo che compaia il nostro album, la nostra release. Allora clicchiamo. Questi che vedi sono i portali che vengono supportati da Rootnot, e se va a vedere, insomma, tutti i principali ci sono. Puoi manualmente scegliere, quindi se ne volessi solo alcuni e altri non li vuoi, oppure più semplicemente li selezioni tutti. Cosa aggiungere? Allora, due cose. Intanto è interessante il fatto che anche nel piano gratuito Rootnot si occupa del content ID, quindi per farla breve ci sono tanti video più specifici, anche ben fatti su questo argomento, ma come indicazione breve, Content ID significa che il tuo brano viene caricato su YouTube in automatico, viene, come dire, marchiato in modo tale che tu hai due benefici, secondo me. Il primo è che se qualcun altro realizza un video e utilizza il tuo brano, oppure carica, insomma, il tuo brano nel suo canale YouTube, tu raccoglierai comunque la monetizzazione, cioè il sistema riconosce che il brano è tuo e intanto viene specificato in fondo alla descrizione del suo video, e Rootnot raccoglierà per te la monetizzazione, quindi anche se il suo canale non avesse raggiunto la possibilità di essere monetizzato, saranno comunque presenti degli annunci e i proventi vengono raccolti, e poi Rootnot trattiene come sempre il 15% e ti darà il resto. L'altro vantaggio è che se il tuo canale YouTube, quindi tu volessi poi caricare anche il brano o un videoclip con il brano sul tuo canale, e il tuo canale YouTube non avesse la monetizzazione attiva, Rootnot raccoglierà la monetizzazione per te e ti verrà comunque conteggiata. Nel momento in cui il tuo canale YouTube ottiene la monetizzazione, e allora tu puoi ragionare, a questo punto non ha senso che Rootnot si tenga il 15%, la voglio tutta io, allora scriverai allo staff tramite i ticket, quindi apri un ticket, cioè li contatti, gli indichi l'indirizzo web del canale YouTube che vuoi che venga escluso dal Content ID e il tuo canale sarà libero, quindi ti raccoglierai la monetizzazione diretta dal tuo canale, su tutti gli altri canali la raccoglierai tramite Rootnot. Vabbè, ho cercato di spiegarmi al meglio. Poi qui puoi dare un'indicazione di costo di vendita della tua release, quindi sarà poi a discrezione di Rootnot stabilire qual è la differenza, quindi vedi standard, più basso possibile, basso oppure alto. La differenza va indicativamente tra 1 e 2 dollari o 1 e 2 euro. Infine, territori. Allora, qui se tu non dai nessuna indicazione, la tua release viene pubblicata in tutto il mondo. Puoi invece escludere dei territori se ci fossero, avessi delle indicazioni contrattuali da seguire o cose di questo genere, oppure nel caso di cover, allora ci sono delle indicazioni dei territori da escludere, ma semmai ne parleremo con un video apposito. Allora, detto ciò, quando siamo in bolla, salva e continua. Ci siamo, abbiamo completato i 4 step, quindi possiamo mandare in approvazione e poi in pubblicazione la nostra release. Da qui puoi ancora fare delle piccole modifiche, quindi ti accorgessi adesso di alcuni sbagli, e puoi per esempio modificare il titolo, puoi eventualmente eliminarne una o eliminarle e ricaricarle tornando allo step add audio, insomma puoi ancora tornare indietro fino a che tu sei sicuro. Alla fine scegli, come ti dicevo, il piano gratuito è quello più efficace, soprattutto per chi è
magari alle prime esperienze o non ha la certezza di avere un certo regime di vendite, di ritorno economico. Giusto per curiosità, il piano invece premium, cioè quello a pagamento, ha questi costi: vedi, $10 per il singolo, 20 un EP, 30 per un album, 45 per la Extended Edition il primo anno, dopodiché paghi $9.99, quindi $10 all'anno, quindi a mio avviso estremamente competitivo. Basta, dobbiamo solo flaggare che accettiamo l'accordo con Rootnot, distribuzione gratuita, ultima schermata, non puoi più effettuare cambiamenti una volta che accetti, una volta che clicchi, e siccome non vogliamo più fare cambiamenti, pronti via. Ok, ci siamo. Dove è finito adesso il nostro album, la nostra release? Allora, è andata in approvazione. Cosa vuol dire? Ci troviamo adesso nella pagina discografia, che poi tu in qualsiasi momento potrai richiamare da qua, distribuzione, discografia, così analizziamo anche questa paginata. Allora, partiamo da qua. Qua verranno elencati gli album, i singoli che tu hai pubblicato, quelli pubblicati, quindi approvati. In review è dove troviamo adesso il disco che abbiamo, la release che vogliamo pubblicare, cioè va nel processo di approvazione. Remove from sale vuol dire rimossa dalla vendita, nel caso in cui tu voglia eliminare, cioè non vuoi più che la tua release sia pubblica, fa la richiesta di take down, di eliminarla. Come? Tramite, da qui apri un ticket, cioè i contatti, c'è proprio, ti faccio vedere se avessi bisogno. Allora, create new ticket, ci sono le categorie, beh, puoi scrivere quello che vuoi, ma c'è proprio, se non mi sbaglio, manage music, remove my release, quindi tu qua indicherai il numero, chiamiamolo numero di catalogo del tuo album, e verrà rimosso. Quello che io chiamo numero di catalogo, vedi, torniamo in discografia, sarà questo numero qui, UPC. Diceva, adesso siamo in review. Questo action needed invece che cos'è? Poniamo che dopo questo processo di approvazione il tuo album non venga accettato. Perché? Perché magari hai fatto qualche sbaglio, non so, nella copertina, cioè hai messo un indirizzo web, oppure un brano audio si è caricato male. Allora finisce qua, action needed, clicchi su complete release e tornerai nelle schermate precedenti dei 4 step e ci sarà proprio un'indicazione di quello che non va bene e che devi, o che devi perfezionare. Adesso siamo in review, ti dicevo, vedi, siamo qua. Quando hai passato il processo di approvazione, invece il tuo album sarà qua, approvato. Quanto tempo ci vuole? Calcola 15-20 giorni. Preferisco dirti così per stare largo. 15-20 giorni perché la tua release sia accettata e quindi approvata. A mio avviso circa 15 giorni prima che tu la veda in tutti gli store, in tutti i siti, in tutti i portali. Parliamo dei soldoni. Come avvengono i pagamenti? Allora, trovi tutto in questa pagina qui, Sales and Reports, o Reports. Allora, partiamo dal basso, Earnings, quindi guadagni, pagamenti, come è scritto qua. Dove sono i miei soldi? Di solito quando faccio vedere questo portale così agli amici, appena si sono iscritti... I soldi dove sono? Allora, prima vendi la musica, cioè l'ascoltano, e poi dopo ci sono i soldi. Non è banale questa cosa. Detto ciò, dicevamo earning, ci siamo qua. Allora, i pagamenti vengono effettuati il 15 di ogni mese. E per la precisione vengono effettuati un mese e 15 giorni dopo la chiusura del mese. Questo vuol dire che si chiude il mese di gennaio, finisce il mese di gennaio e tu vedrai le tue statistiche, poi ti faccio vedere dove sono, e i pagamenti al 15 di marzo e così via, quindi quelli di febbraio li vedi al 15 di aprile, eccetera eccetera. Questo perché? Perché il tempo tecnico con cui il sistema
recupera a sua volta i soldi e le statistiche dagli altri portali, Spotify, Apple Music, Amazon, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi conti e poi te li fa vedere a te, trattenendosi il suo 15%. Ti ho spiegato, no, ancora, come funziona il piano gratuito. Allora, nel piano gratuito il portale trattiene il 15% di tutto quello che frutta la tua musica. Sta a te ragionare se questa è una buona offerta oppure no. A mio avviso è una grandissima opportunità, perché tu hai, a mio avviso e a mio parere personale, perché tu hai la possibilità di pubblicare quanta musica vuoi, puoi fare qualsiasi tipo di esperimento a costo zero, e se la tua musica non viene venduta non ci rimetti nulla, e se la tua musica viene venduta il portale si trattiene la sua parte. L'alternativa qual è? A parte altri portali che sei libero di testare, è iscriverti a tutti i portali di streaming e download, quindi fare un account su Spotify, Apple Music, Amazon, eccetera eccetera. Ognuno di questi portali ti paga dopo che raggiungi una certa quota, e quindi devi caricare i brani in ciascuno di questi portali. Come vieni pagato? Allora, qui puoi mettere il link al tuo account PayPal, quindi la tua email. Puoi invece fare richiesta attraverso i ticket, come ti dicevo prima, per inserire un conto bancario e essere pagato con bonifico bancario. A me, ad esempio, a un certo punto hanno scritto proprio dall'assistenza. Qua vengono specificati mese per mese i tuoi eventuali guadagni. E andiamo ai report. Cosa sono i report? Sono appunto tutte le statistiche di quello che è successo alla tua musica. Vedi, vengono pubblicati mensilmente. Vedi, questo è il report di febbraio, gennaio, dicembre, novembre. Ne guardiamo uno a caso, facciamo un esempio, l'ultimo, che è questo. Vabbè, in pratica questi sono gli stream, quindi gli ascolti, questi sono i download, che possono essere album interi o singoli brani. C'è scritto tutto. Scarichiamone uno e apriamolo. Ok. Allora, dicevo, qua c'è scritto tutto quello che è successo alla tua musica nel mese di cui fa parte questo report, dall'inizio alla fine. Allora, torniamo su. Allora, questo è tutto quello che riguarda un singolo ascolto, per farti un esempio. Traccia audio, artista, titolo dell'album, artista presente nell'album, casa discografica, label, numero di catalogo, mese, anno, venditore, definiamolo così, in questo caso su Amazon Music, in euro dalla Germania, qualcuno ha ascoltato una volta un brano. E questo è quello che tu hai guadagnato. Poi questo brano, Dreamy Ballad Backing Track in E minor, è stato ascoltato, andiamo avanti, 8 volte dagli Stati Uniti via Amazon Music, e hai guadagnato questo. E così via. Allora, a mio avviso c'è veramente tutto: Polonia, Cina, Brasile, Argentina, Francia, Spagna, c'è tutto. Infine, cliccando qui su statistiche, troviamo varie indicazioni interessanti. Your balance, quindi tutto quello che hai ricevuto. In questo caso c'è scritto mancano 24 giorni al prossimo pagamento. Qui c'è scritto, ci sono scritte tutti i tuoi download, tutti i tuoi stream, tutti i tuoi ascolti, le visite su YouTube, e qui c'è una statistica, vedi, mese per mese, così poi insomma sperimentare e farti insomma delle idee. Allora, precisiamo una cosa: io ti sto facendo vedere tutto questo per essere più chiaro possibile su come funziona il sito. Qua non è che c'è una miniera che si raccolgono i lingotti d'oro, cioè tu devi pubblicare la tua musica perché ti diverte, perché ti piace, e poi naturalmente avrai l'ambizione di tirarci fuori qualcosa. Ma perché si deve pubblicare la musica? Si deve, perché dovresti o non dovresti pubblicare la tua musica? La risposta, a mio avviso, è la stessa della domanda perché
dovrei registrare la mia musica? Perché mi trovo in questo momento in uno studio di registrazione? Perché sto registrando la mia musica? Boh, le risposte possono essere le più disparate: perché è un divertimento, perché voglio farla sentire ai miei amici, ai miei genitori, perché voglio mandarla a qualche concorso, perché voglio farla sentire a dei promoter e così via. Ecco, questa è la stessa risposta che oggi secondo me vale per la domanda perché dovrei pubblicare la mia musica. Va da sé che nel momento in cui mandi la musica a un tuo promoter, oggi lo fai in maniera più efficace mandandogli un link, non so, a Spotify piuttosto che Apple Music o Amazon Music e così via. Un'altra cosa che ti volevo dire, ed è uno dei motivi per cui faccio questo video, è che oggi non è come una volta, nel senso che una volta registrare un disco era il punto di arrivo per un musicista. All'epoca si poteva registrare un demo tape che spedivi alle case discografiche e speravi che ti rispondessero per andare a registrare un disco, e al 99% dei casi non ti rispondevano, e ci saranno anche dei motivi. Oggi chiunque può registrare un disco, in sostanza basta pagare un fonico che sia sufficientemente esperto e paziente. Va da sé che il prestigio non è più lo stesso di una volta, la registrazione di un disco non è più il punto di arrivo, ma secondo me è il punto di partenza. E ti dicevo, uno dei motivi per cui faccio questo video è che io vedo quotidianamente musicisti, band, che vanno in sala d'incisione come se andassero a conquistare il mondo. Ma mi sembra di vedere o sentir parlare, non so, Alan Parsons che va a registrare gli effetti sonori per i Pink Floyd. Poi cosa succede? Che si straccia il fegato del fonico per dei mesi con le idee di arrangiamento e tutte queste cose qui. Quando finalmente la band riceve il disco, il prodotto finito, o l'artista, sparisce nel nulla. Ecco, questa è una cosa che ho visto accadere troppe volte, cioè nel momento in cui tu hai ricevuto il tuo master finito, è lì che comincia la tua storia, è lì che devi tirar fuori gli attributi e far vedere al mondo, non al tuo amico fonico quanto sei bravo, devi farlo vedere al mondo pubblicando la tua musica. E poi scoprirai che ci sono dei portali come Spotify che ti servono un po' da ago della bilancia, cioè da statistica, perché ogni mese scrivono quanti sono i tuoi ascolti, quante persone ti hanno ascoltato. E allora lì è un fattore molto importante per te, per migliorare te stesso, perché una volta che guardi i tuoi ascolti, questi possono essere 1 milione di ascolti, 100.000, 1.000 o anche 1 oppure 0, e allora ti renderai conto se sei già nella possibilità di andare in giro a predicare oppure devi concentrarti sul migliorare te stesso. Difetti o aspetti negativi di Root Note. Nella mia personale esperienza, quando avevo una connessione ADSL a 7 mega, quindi un contratto un pochettino più vecchio, ma tanti ancora hanno connessioni di questo tipo, ho riscontrato parecchie noie nel caricamento dei brani, quindi step 2 ad audio. Magari caricavo un brano fino all'80% e poi si fermava per qualche minuto per poi riprendere, oppure mi arrivava al 99% e poi dovevo aspettare anche delle ore, oppure si bloccava proprio il portale. Ora, se tu devi pubblicare una release all'anno, questo non diventa un problema. Nel mio caso, lavorando con tutorial, basi musicali di ogni tipo, è importante per me la quantità di brani che vado a caricare sul portale, e di conseguenza questo aspetto è stato per un po' di tempo una piccola seccatura. Da quando sono passato una connessione veloce non ho più avuto nessuna noia di questo tipo, per cui non so fino a che punto questo problema fosse più un problema mio o fosse un problema legato a questo portale, e sarebbe poi da verificare in altri portali che hanno un piano gratuito se ci sono caratteristiche di questo tipo. Un altro aspetto da tenere in considerazione, secondo me, riguarda la data di pubblicazione. Io tengo sempre 7 o 10 giorni di lasco. Intendo dire che se voglio pubblicare un mio album, una mia release, il 10 del mese prossimo, per fare un esempio, imposto come data di pubblicazione l'1. Così sono sicuro che per il 10 il mio album sarà su tutti i portali, e quindi se ho organizzato degli eventi o devo mandare dei comunicati non avrò poi problemi di ritardo perché il disco non è ancora stato pubblicato.
Ora questo devi vedere tu se diventa un problema. Per come la vedo io, se sei un musicista e un comune mortale non è un inconveniente così grave. Se è così grave e non puoi permetterti neanche un giorno di ritardo, allora io mi aspetto che ti trovi a un livello artistico professionale tale per cui i tuoi comunicati hanno un determinato peso, un determinato seguito, le tue release hanno determinati numeri di vendite per cui puoi permetterti il piano a pagamento che di sicuro offre maggiori garanzie, oppure altri portali che sicuramente sono anche più costosi. Considera anche questa cosa: a volte il ritardo non è dovuto a Rootnot piuttosto che a un altro portale a cui ci stiamo affidando, ma potrebbe essere dovuto a un ritardo dei portali su cui andiamo a pubblicare la musica. A me è capitato più volte di aprire l'app Spotify for Artist e leggere che, per esempio, nel periodo natalizio le pubblicazioni su Spotify avrebbero subito un ritardo di qualche giorno, e allora va da sé che questo ritardo ce l'avresti tanto su Rootnot, tanto su qualsiasi altra piattaforma. Dall'altra parte, aspetti che secondo me sono particolarmente positivi, ma che forse o probabilmente trovi anche in altri portali che hanno un piano gratuito, sono la precisione dei resoconti, perché ogni mese hai veramente la possibilità di capire tutto quello che è successo, tutto il seguito che ha avuto, se ce l'ha avuto, la tua musica, e di conseguenza puoi lavorare per migliorare te stesso dove le cose non sono andate come speravi e invece spingere dove le cose sono andate magari meglio di come ti aspettavi. Un altro aspetto positivo è che il piano gratuito è veramente gratuito. Intendo dire che ci sono altri portali dove hai un piano gratuito, però poi vuoi questa cosa, devi pagare tot. Vuoi quest'altra cosa, devi pagare tot. Per esempio il Content ID di YouTube non è una cosa banale, certi portali lo fanno pagare a parte. Queste sono solo le mie considerazioni personali, non ho provato molti altri portali. Ho caricato per qualche cliente, quando lo studio era ancora aperto, brani su CD Baby, Landre, DistroKid, però sempre con profili a pagamento. Trovo Rootnot sufficientemente completo e nello stesso tempo molto pratico. O diciamo che non mi è mai venuta la voglia o la necessità di sperimentare altrove e mi dedico semplicemente alla produzione della musica. Ragazzi, questo è tutto. Spero che questo video possa essere utile a tanti di voi. Per quelli che mi conoscono o frequentavano il mio studio, ecco, non è che adesso... Oh, ciao, bello il video, no? L'ho visto, eh? Senti un po', ci vediamo, che così me lo spieghi. Allora, la spiegazione è questo video. Io non esisto, io sono un ologramma e il mio studio è chiuso. Ho cercato comunque di essere il più chiaro possibile. Se c'è qualcosa che mi vuoi correggere, qualcosa che ho dimenticato, mi fa piacere se tu lasci un commento. I commenti sono sotto approvazione perché i casi umani vengono subito silurati, ma ripeto, mi fanno piacere anche critiche costruttive. Se ti è garbato questo video, puoi cliccare campanella, iscrizione, bla bla, e a presto, buon lavoro con le tue pubblicazioni.